chiedessero di raccontare questo periodo di lavoro per il festival, dalla definizione dei luoghi alla costruzione del rapporto con le aziende partner, alla costruzione anche del progetto degli allestimenti, ci vorrebbe un po' di tempo. Per questo prendo in prestito una frase di Albert Camus: la bellezza senza dubbio non fa le rivoluzioni, ma arriva il giorno in cui le rivoluzioni hanno bisogno della bellezza. Questo concetto per noi esprime non soltanto il senso di un festival culturale come Lettori in Favola, che nel suo piccolo è impegnato a costruire un pezzo di mondo migliore, ma esprime anche il senso del progetto degli allestimenti del festival, che sono tutt'uno con la cura dei luoghi e con la cura del bene comune. Le parole chiave che descrivono questo percorso sono tre: luce, sostenibilità e materia, e trovano compiuta traduzione nella partecipazione delle aziende che hanno deciso di sposare il nostro progetto: Fontana Arte, Officine Tamborrino con Scaf System, Granorte e Loi. A nome di Fontana Arte voglio ringraziare tutta l'organizzazione di Lettori in Favola e Loi, Officina Laboratorio, Officina Idee, per averci permesso di partecipare con le nostre lampade a questa manifestazione estremamente interessante, dove la cultura, l'arte, il design, la storia sono protagoniste. Il motivo principale per cui un'azienda come Granorte ha deciso di partecipare ad un evento così, il cui tema è la rivoluzione, è proprio perché la più bella delle rivoluzioni potrebbe essere quasi la non azione nei confronti della natura. Se pensiamo che un prodotto come il sughero ha già tutto in sé e l'uomo può solo trasformarlo, e semplicemente potremmo fare così anche noi quando lavoriamo con i materiali naturali: metterci qualcosa di nostro senza snaturare completamente quello che la vita ci offre quotidianamente. Per tutti i danni che l'uomo ha fatto, la vera rivoluzione è andare a ricucire, a riparare, lavorando con il sughero e trasformandolo in materiale per il rivestimento e come oggetti che regalano alla vita qualcosa in più grazie alle caratteristiche del materiale. Purifica l'aria, è elastico, resiste all'acqua, al fuoco, è battericida. Per cui, per tutte le problematiche che l'atmosfera e la vita quotidiana ci pone, credo che sia la risposta migliore ed un concetto di rivoluzione il più naturale possibile. Ok, con Officine Tamborrino e con Scaf System, che sono le nostre aziende, siamo davvero contenti di essere stati partner di Lettori in Favola. Per noi è un'esperienza interessantissima. Ritengo che il festival abbia dei contenuti di altissimo livello ed è testimonianza di come il nostro territorio possa creare dei momenti di condivisione particolarmente importanti. Siamo felici anche della nostra presenza nello spazio qui dello studio Loi, che è un'altra collaborazione importante. Officina Tamborrino ha da sempre rivolto la propria attenzione al territorio e al ruolo sociale che le imprese, a nostro avviso, devono avere. Le imprese devono contribuire alla crescita del territorio, fare in modo che gli stessi luoghi, le stesse aziende, le stesse fabbriche siano posti in cui ci si incontra e in cui si fa formazione, soprattutto per i giovani. Un'esperienza sicuramente molto valida, molto interessante, che ci auguriamo di poter replicare nei prossimi anni e poter dare il nostro contributo al festival nel miglior modo possibile. Come
Come noi Laboratorio Officina Idee siamo orgogliosi di collaborare con Lector in Fabula e di aver invitato a partecipare tre aziende che rappresentano la qualità che noi ricerchiamo in ogni prodotto. Officine Tamborrino, una realtà locale di Ostuni che sta ricevendo una ribalta internazionale, Fontanarte che invece è già un brand riconosciuto a livello internazionale nel campo dell'illuminazione, e Granorte che è un brand che sta crescendo e che lavora tantissimo su un tema importantissimo come la sostenibilità. Lector in Fabula è un'occasione di incontro e confronto, da quest'anno si parla di design e speriamo anche l'anno prossimo con più spazi e più possibilità per presentarvi altre aziende.